Buongiorno a tutti, sono sempre io, Andrea Spinazzola. Oggi vediamo un tutorial veloce per creare un effetto di rottura, di frammentazione da utilizzare sugli oggetti in generale, ma con un effetto sicuramente più efficace sui testi. La prima cosa da fare chiaramente è inserire un testo, dopodiché andarlo a convertire in tracciati. Per fare questo, dal menu testo, crea contorno. Bene, una volta realizzato questa prima parte, possiamo aggiungere gli elementi che serviranno per creare l'effetto di frammentazione. Allora vi suggerisco di sperimentare. Possiamo fare in due modi. Il primo è quello un pochettino più artistico, cioè utilizzando lo strumento che troviamo all'interno dello strumento gomma, teniamo premuto qualche istante, e cioè lo strumento cutter. Lo strumento cutter ci permette di disegnare, tra virgolette, sopra un oggetto, quindi adesso sto facendo uno scarabocchio, vedete? E chiaramente quando rilascerò il mouse, questo scarabocchio si tradurrà in una frammentazione, cioè l'oggetto verrà tagliato lungo appunto lo scarabocchio che ho appena fatto. Risultato, ottengo questo effetto di rottura. Però Illustrator chiaramente tiene raggruppati tutti questi pezzi. E infatti, come potete vedere, anche se io rilascio e riseleziono, fa parte tutto quanto di un gruppo. Quindi tutti quanti i pezzi, i singoli frammenti sono stati raggruppati. Seconda cosa da fare, quindi è menu oggetto, separa. Bene, a questo punto abbiamo teoricamente finito, perché possiamo andare a spostare, a ruotare, a ridimensionare tutti i vari frammenti. Però voi direte, ma cosa faccio? Li sposto tutti quanti uno ad uno? Ovviamente no, cioè lo posso anche fare, ma di sicuro è più rapido fare in un altro modo. Quindi selezioniamo tutti i vari pezzi che compongono, la scritta e dal menu oggetto, trasforma, abbiamo una serie di opzioni, spostamento, rotazione, riflessione, a noi quello che interessa è trasforma ognuno. Questa cosa spesso è sottovalutata perché non si comprende bene a che cosa serve. Ebbene, serve a fare questo. Quindi col trasforma ognuno, dato un gruppo, cioè data una selezione, io posso andare a modificare tutti i componenti di questa selezione in maniera indipendente. Vediamo se è vero. Dico delle bugie. Perché di fatto non sta accadendo quello che vi ho detto. Questo perché? Perché comunque li ho selezionati tutti quanti insieme e quindi si spostano tutti quanti insieme. Dov'è il trucco? Il trucco è mettere casuale. Quindi se io imposto un valore casuale, ecco che adesso i pezzi si spostano della stessa diciamo, con lo stesso incremento, però ognuno in maniera casuale. Questo vale anche per la rotazione, eventualmente, o per il ridimensionamento. Clicchiamo su OK ed ecco qua un effetto, in questo caso anche troppo perché alla fine si perde la leggibilità, un effetto di frammentazione. Ora torniamo un attimo indietro e vi faccio vedere un altro modo per creare la stessa cosa, creando una frammentazione, per così dire, più controllata. Ad esempio, prendiamo lo strumento linea, clicchiamo e trasciniamo, assicuriamoci che la linea abbia uno spessore, ma ci serve solo per vedere cosa stiamo facendo. In realtà non ci servirà lo spessore. Fatto questo, seleziono la linea, due volte clic sullo strumento di rotazione, imposto un angolo di rotazione. Chiaramente più sarà breve l'angolo di rotazione, più avremo frammentazioni. Per ora non esageriamo, mettiamo un angolo di 10 gradi. No, ok, ma copia. In questo modo creeremo una copia. Fatto questo, ripeto l'operazione utilizzando il comando da tastiera Command D o Control D, ovvero trasforma di nuovo. Questo è fondamentale perché trasformando di nuovo praticamente io ottengo una rotazione completa della mia linea. Bene, fatto questo, selezioniamo tutto, deselezioniamo con lo Shift la scritta perché mi interessa avere soltanto il gruppo delle linee, raggruppiamo e eventualmente riduciamo, quindi ridimensioniamo. L'importante è che le linee, come dire, attraversino tutto l'oggetto. Poi potete sperimentare, quindi potete anche spostare il punto di rotazione, ma questo poi lo farete voi con calma, diciamo. Bene, togliamo la traccia al gruppo delle linee e a questo punto assicuriamoci di fare un'altra cosa, cioè che l'oggetto
sia, diciamo, sopra, quindi portiamolo in primo piano. Questo per garantire che non avvengano, come dire, cose strane facendo quello che adesso vi spiegherò. Cioè, andiamo a selezionare questa volta le linee e il tracciato con il testo e utilizziamo dal menu Finestra, Elaborazione tracciati, lo scomponi. In questo modo avremo scomposto le linee e l'oggetto. Chiaramente questa operazione genera anche dei tracciati indesiderati, per così dire, cioè questi, vedete? Ora, se avete la pazienza, potete tranquillamente andare in modalità contorno e selezionarli poco per volta, eliminandoli. Eccoci qua. Adesso io per velocizzare il tutto non me ne curo, cioè non mi interessa per ora che siano eliminati, voi fatelo così non avete poi problemi. Solito discorso, seleziono l'oggetto, separo e ancora trasforma ognuno. Vedete che in questo modo la frammentazione chiaramente ha una sorta di direzione, quindi è direzionata dal centro verso l'esterno. Bene, questa è un'altra tecnica che ci permette di creare degli effetti di frammentazione, di rottura sugli oggetti e in particolar modo sui testi. Grazie e alla prossima.